Ben ritrovati su Tomb Raider 2, siamo Shido e Meiko. Oggi faremo il livello dal nome La Tana del Drago. Siamo alle battute finali. Ah, un po' mi mancherà. Beh, c'è il terzo. Certo. Comunque, così dicono. Ma perché così dicono? Ma come? Comunque l'inizio è facile, che sto dicendo? Questo è un livello praticamente... la stanza finale del dungeon, cioè del mondo, non lo so come dire. C'è il boss finale, ecco. Eccolo. Non, che non è questo. Sì, no. Ma dai, tutto mi aspettavo fuori questo da fare. Cioè? Hai... Sì, dimmi. Fatto dei colpi là in alto, non so, c'era una roba elettrica verde, no? No, cavoli. Aspettate un attimo, aiuto, di che cosa stiamo parlando? Beh, guarda quella roba elettrica là. Quello sono le due lance del tizio che praticamente iniziano a svegliarsi. Ah, ok. Cioè, un effetto di questo tipo qua, cioè, non so. Io mi chiedevo, ma cosa elettrica di che cosa? Guarda, quella cosa verde, quell'effetto verde, io l'ho preso per un effetto elettrico. Vabbè. Ok, finora siamo andati alla grande. Sì. Ullala. Perfetto. Wow, sono stato veramente bravo. Direi di sì. Direi proprio di sì. Direi quindi di salvare perché... sono sicuro che una cosa così bella non mi capita tutti i giorni. Capita soltanto oggi. Mamma mia. Oggi non è tutti i giorni. Mamma mia. Ok. Nemici, sicuro. Di nuovo? No? Eccolo. Sì, eccolo. Ah. Ok, uno è andato. L'altro arriverà. Ok. I nemici barra scagnozzi di Bartoli li affronto così, come ben sapete, perché così posso recuperare gli oggetti senza preoccuparmene. Ti sta piacendo il livello? Allora, è appena iniziato, in maniera, devo dire, molto dinamica, però posso dire... cioè sì, mi sta piacendo. La grafica è molto accurata. Ehi Lara, colpisci? Ok, l'altro... però troppi nemici... Vabbè, è un livello praticamente finale, se vuoi. Dov'è l'altro? C'è... ah no, mi ha colpito. Ok, no, era un coltello vagante che mi aveva colpito. Oh, capri. Ora capisco perché dicevi di lanciagranate. Li lascio. Per la fine. Sì. Ok. E ora si spiega. Ma in realtà, come puoi vedere, non è un livello difficile. No, ma anzi, ci sono troppi nemici. Possiamo dire una cosa, l'unico livello lineare di Tomb Raider 2. Sì. Ah, questo? Questo. Vai avanti nella stanza, batti i nemici e affronti il boss finale. Sì, giusto. Hai dimenticato qualcosa? Sì, un oggetto, qualcuno l'ha fatto... Eccolo là, non riuscivo a vederlo. E basta. Perché se ci pensi... sì. Se ci pensi Nathla, era veramente un casino. Questo invece no. Beh, dai, un po' di respiro dopo tutto il casino ci vuole anche. Sì, infatti... Ok, peste mistica. Pronta ad affrontare il boss finale? Beh, devi esserlo tu, non io. Beh, io non sono pronto perché tu cosa ti aspetti? Bartoli modificato. Esatto. Ma in che cosa? Il rituale ha avuto effetto. Non ne ho idea. No, non mi dire in un ragno anche lui. No. Come si chiama il livello? L'ho già dimenticato. Si chiama La Tana del Drago. Il drago. Che schifo. Oh, che schifo. Fuggi, Lara, fuggi. Non farti infiammare. Meno male che c'è la barra vita che è visibile. Meno male, perché comunque non è molto difficile. Puoi renderti conto. E poi c'è l'acqua, fa messa apposta lì. Sì, poi lo spazio è grande. Nel caso in cui debba... Esatto. Perché un drago, immagini, sputi fuoco. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ed è finito? Dobbiamo togliere, credo, questa prima che sia troppo tardi. Okay. Fatto.
Me l'aspettavo più difficile. Devo essere sincero, perché lui sputava fiamme. Ed ecco le cose tipo alla Natla. Oh mamma mia. Puff. Ok. Ora andiamoci a prendere tutti gli oggettini che ci sono qua giù. Beh, praticamente il livello è finito. Speriamo di aver preso tutti gli oggetti. Io dico di sì. Ma sì, lo scopriremo dopo che ho preso tutti gli oggetti che si trovano Già, qui. qui non ci sono segreti. Beh, No, è giusto il boss finale. mi pare anche normale, voglio dire. Sì, è vero. Alla fine dove lo volevi mettere il segreto? Dentro l'acqua, tutti e No, no, tre? ma infatti no. Ok. Non avrebbe avuto senso, Vedi, ti ecco. danno anche tutte queste armi nel caso uno qui uno arriva impreparato. E Certo. quindi dicono, ok, ti diamo un sacco di Uzis, si può affrontare anche con gli Uzis. Credo che o il lanciagranate o gli Uzis siano le armi più adatte. L'M16 non conviene perché impiega troppo tempo per caricare, quindi non si fa in tempo, secondo me. Esatto, non si fa in tempo. Cioè, è troppo lento. Sì. Le armi più utili sono gli Uzis e lanciagranate qui. Ma oh, non mi aspettavo che il lanciagranate avrebbe funzionato così bene. Vero? Sì, ha Cavoli. tolto un bel po' di puntività a colpo, ma credo che anche gli Uzis andavano bene. Li ho presi tutti? Sì, Wow! bene. Ma che Ti è bello! piaciuto il livello? Ma ti dirò, sì. Non ho neanche avuto il tempo di rendermene conto. È vero, però era un livello Però, sì. veloce. Però è bello, dai. È Sì. tutto bello questo secondo. Cioè, mi piace alla fine Tomb Raider 2. Non lo immaginavo. Alla fine ti puoi godere lo scheletro prima e dopo. Sì. Beh, fuggiamo, dai. Miniatura? No? Ma mi piacerebbe farla col drago vero e proprio. La farò poi off camera. Per questo ho ottenuto il salvataggio. Ok. Mi sono tenuto il salvataggio iniziale prima del drago e dopo il drago. Così sono sicuro che posso fare tutte le miniature che voglio. Perfetto. Perfetto, allora si va. Non Si va via, si fugge. so se qui si può morire, eh. Magari Ma cadono no, robe. dai. Eh sì, Eh sì. cadono robe. Quindi Non è stiamo. ancora finita. Già. È finita ma non è finita. Ok, adesso è finita. Che Yeah! bello! Dopo tanti livelli. 100! Dopo tanti livelli complessi, pieni di. Non Sì, so. eh. Vabbè. Si prosegue e ci vediamo il filmato. Abbiamo delle visite a quanto pare. Ma dai, Oh oh. Beh, a casa sua. ci troviamo a casa Dolce Casa, ma lo faremo nel prossimo episodio. Ciao. Ciao!